ora ad illustrare in maniera più approfondita l'austerità. L'austerità è definita in campo economico come la politica di rigore fatta di tagli alla spesa al fine di ridurre il deficit pubblico. Come afferma Robin Brooks, capo economista dell'Institute of International Finance, però l'austerità danneggia le economie di quegli stati che stanno cercando di riprendersi dalla crisi economica. Un esempio lampante ne è la Grecia, dove sì, da un lato le misure di austerity hanno permesso di risanare il debito pubblico grazie a tagli alla spesa, ma dall'altro hanno portato un altissimo tasso di disoccupazione e hanno portato a una contrazione del PIL del 20% in un solo biennio. Più in generale, comunque, queste politiche hanno portato a una crescita del 10% inferiore rispetto ad altri stati, come per esempio gli USA. La BCE, Banca Centrale Europea, sta adottando una politica di interessi bassi, come aveva precedentemente fatto la Federal Reserve negli USA. Però, al